ufficiale, Griezmann lascia la nazionale francese. Antoine Griezmann ha detto basta. L'attaccante classe 1991 dell'Atletico Madrid ha annunciato ufficialmente il suo ritiro dalla nazionale francese, con cui ha conquistato un mondiale del 2018 e disputato un'altra finale nel 2022. È con il cuore pieno di ricordi che chiudo questo capitolo della mia vita. Grazie per questa magnifica avventura tricolore e a presto. Griezmann, che con la maglia dei Bleus ha disputato pure tre edizioni degli europei, 2016, 2021 e 2024. Raggiungendo la finale persa poi col Portogallo di Cristiano Ronaldo alla prima partecipazione, chiude con 137 presenze, 91 vittorie, 44 reti, quarto miglior marcatore di sempre, 30 assist e 84 convocazioni consecutive. Ligue 1, debutta Rabiot, e il Marsiglia di De Zerbi va KO. Prima sconfitta in Ligue 1 per Roberto De Zerbi. Dopo 4 vittorie e un pareggio, alla sesta giornata del massimo campionato francese il Marsiglia guidato dall'allenatore italiano perde per 1-0 sul campo dello Strasburgo e resta fermo a quota 13 punti. Al terzo posto della classifica, mentre il Paris Saint-Germain e il Monaco, entrambi vittoriosi, salgono a quota 16 punti. Milan. Calabria recupera per il Bayer Leverkusen, ma il futuro è in bilico. Una buona notizia per Fonseca in vista della delicata sfida di Champions League a Leverkusen contro il Bayer di Xavi Alonso, Davide Calabria ha recuperato dal problema all'adduttore e partirà con il resto della squadra. Il capitano rossonero si candida a una maglia da titolare in un momento complicato a livello personale. Calabria aveva avuto la possibilità di lasciare il Milan la scorsa estate. Da un lato il club aveva appena fatto un investimento importante, da 15 milioni di euro, per Emerson Royal nel suo stesso ruolo. Dall'altro c'era l'ambizioso Galatasaray in forte pressing. Davide non se l'è sentita di lasciare il club, in cuor suo spera ancora di trovare un accordo con il Milan. Uno scenario che oggi si presenta abbastanza difficile da concretizzare. Gary Neville durissimo con Ten Hag, vergogna. L'addio è vicino. Ten Hag sembra avere ormai il destino segnato al Manchester United. Una bandiera dei Red Devils come Gary Neville fa capire come ormai l'addio dell'olandese sia a un passo. Queste le parole a Sky Inghilterra. Questo è un giorno scioccante, un giorno che fa riflettere. Questo è un giorno davvero brutto per Ten Hag. Questo riassume il Manchester United di oggi. Sono stati una vergogna assoluta. È una delle peggiori performance che abbia mai visto sotto Ten Hag. E questo è tutto dire. È stata davvero una pessima partita. Oggi mi ha scioccato vedere quanto in basso siano caduti. È stato davvero un brutto momento. So che David Moy ha avuto delle brutte esperienze nei primi periodi allo United, così come Ole Gunnar Solskjaer lungo il percorso, poi Luis Van Gaal, José Mourinho e Ralf Rangnick, ma oggi mi è sembrato uno di quei giorni in cui sono sprofondati davvero in basso. Manchester United, Ten Hag a rischio esonero, Allegri in pole per sostituirlo. Massimiliano Allegri potrebbe tornare presto ad allenare una big europea e sarebbe in pole position per la panchina del Manchester United. Secondo Cot Offside, il negativo avvio di stagione, culminato con lo 0-3 casalingo col Tottenham, potrebbe spingere il board dei Red Devils a esonerare Ten Hag e ad affidare la panchina del prestigioso club inglese proprio al tecnico livornese. Cristiano Ronaldo all'NASSR, dialoghi per il rinnovo. Cristiano Ronaldo, in scadenza a giugno con l'AS Nas, potrebbe proseguire la propria avventura in Arabia.
Il 39enne, intenzionato a disputare il mondiale per club con il Portogallo, sta trattando con i sauditi per estendere il proprio contratto come rivelato da Nicolò Schira. Parma, CRCATIKO, offerti KI Lunga A e R Manolas. Con Circati KO e fuori fino al termine della stagione, il Parma ha perso un uomo importante in difesa. E così sono già stati diversi i profili offerti ai ducali per sostituire il centrale. Tra questi, riferisce Tutto Sport, ci sono Chiar, Manolas, Sumaoro e Gigi. Il DS Pederzoli però, al momento sembrerebbe intenzionato ad attendere gennaio per un eventuale rinforzo. Genoa, colpo a zero, arriva lo svincolato Candreva. Colpo a parametro zero del Genoa. I rossoblù metteranno sotto contratto l'ex Inter e Salernitana Antonio Candreva, 37 anni, rimasto svincolato dopo l'avventura in Campania. Szczęsny, domani visite mediche e firma col Barcellona. Wojciech Szczęsny arriverà domani a Barcellona per svolgere le visite mediche di rito. L'ex Juve si sottoporrà ai test per poi firmare il contratto che lo legherà ai Blaugrana fino al 30 giugno del 2025. Martedì sera poi, il polacco si recherà a Montjuic per assistere dal vivo a Barcellona Young Boys, sfida valida per la Champions League. Inter. A giorni è lei firma di DUMFRIES sul rinnovo. Tra Dumfries e l'Inter l'accordo è stato raggiunto, l'olandese, in scadenza a giugno, prolungherà fino al 2028. Nei prossimi arriverà pure la firma sul contratto con tanto di annuncio. Milan, IDEA Ruben van Bommel. Il Milan sta pensando di portare un altro Van Bommel in rossonero. Stavolta si tratta di Ruben, 20enne attaccante olandese e figlio di Mark, ex centrocampista del Diavolo e oggi allenatore. Il giovane Van Bommel gioca nella AZ Alkmaar e ha attirato le attenzioni di diversi top club, ma il Milan potrebbe sfruttare l'amicizia tra Ibrahimovic e Van Bommel senior per portarlo a Milano. Ascoli, voci su Zeman per LA Panchina. Dopo l'esonero di Massimo Carrera, LA Ascoli ha affidato a Christian Ledesma, prima alla guida della Primavera, la panchina bianconera. Ma l'ex Lazio potrebbe essere solo di passaggio. Nelle ultime ore sta rimbalzando la voce di un possibile interessamento del club marchigiano di Serie C per Zdeněk Zeman. Il Torino vuole rinnovare con Ricci. Le voci di un interessamento per Samuele Ricci da parte del Manchester City spingono il Torino ad accelerare per il rinnovo del giovane centrocampista. Il contratto è in scadenza nel 2026 e per questo si punta a prolungare di almeno altre due stagioni, ritoccando l'ingaggio che oggi si aggira su 900.000 euro netti a stagione. Poi si potrà ragionare su eventuali cessioni.